Ragazzi, io non mi dirò di stare zitti, a vostra scelta, perché non ho né la bravura, né la autorevolezza e neanche il fisico di Marta, a cui vorrei per primo fare un grande applauso. Mi ha commosso. Parlo di lei perché non la conoscevo, mentre Andrea e sua moglie li conoscevo già. Questo posto meraviglioso me l'ha fatto conoscere Gianni, che era un mio amico, che era una persona in cui io ho creduto sin dalla prima volta che l'ho visto, una persona che ho raccontato ai miei amici, e non a caso nei primi anni del 2000, forse nel 2004, sono tornato qui con il capo del mio partito, che poi era diventato presidente della Camera dei Deputati. E quindi Gianni per me continua ad essere... Facciamo un cambio in corsa, mi dicono che è meglio. Vabbè. Gianni per me continua a essere presente. Io sento la sua presenza in tutto ciò che voi avete continuato a costruire, esattamente come se fosse ancora lui a guidare Andrea e a farsi superare da Andrea nelle realizzazioni, esattamente come lui avrebbe voluto e desiderato. Caro Prandini, tu l'hai conosciuto Gianni, penso, e sai che dico la verità. Il sindaco Paolo, dove sei Paolo? Alzati in piedi. Hai detto una specie di testamento da sindaco. Guarda che dopo il sindaco farai cose ancora più importanti. Fatelo un applauso, le farà sicuramente. Ci sono tanti amici. Vedo parlamentare Mantovano, ex parlamentare, futuro parlamentare Mantovano. Vedo tanti amici di Anticalata, ma soprattutto quello che mi emoziona è vedere voi ragazzi con le vostre famiglie, con i vostri genitori, con i vostri fratelli. Io capisco benissimo, sento vicino a me la vostra forte emozione, perché capisco benissimo, perché l'ho sempre vissuta come un impegno, la vostra lotta per sconfiggere l'utilizzo di sostanze stupefacenti o di altre dipendenze che pure non sono meno gravi. Andrea, tu hai fatto un appello. Io conosco Giorgia Meloni da quando aveva 15 anni. Se c'è un appello che lei sente forte, che ha sempre apprezzato nel suo agire oltre che nella sua mente, è la lotta alle tossicodipendenze. E noi abbiamo sempre detto, anche se è difficile realizzarlo, che la risposta è questa, è quella delle comunità capaci di seguire giorno dopo giorno i ragazzi per reintrodurli nella società. Il mio impegno sarà quello di cercare di convincere il Parlamento a essermi più vicini, anche con le risorse necessarie, anche con le strutture indispensabili, perché quello che voi fate non è che serve solo, e già è moltissimo, a questi ragazzi e già è tanto alle loro famiglie. Quello che voi fate è un servizio alla nostra nazione, è un servizio all'Italia, a cui ridate dei figli in grado di fare molto più di quello che facevano prima di entrare qua. Non avevo promesso di essere breve, posso solo abbracciarvi a uno veramente. Andrea, io conosco sia te che Omar, con Omar ho anche passato giorni di vacanza e molte occasioni, più di quanto lo abbia fatto con te e con Ilaria, ma credo che tutte le volte che noi ci incontriamo, tutte le volte che ci vediamo, o anche che ci sentiamo qualche volta al telefono, sappiamo che c'è un legame forte che ci unisce, è un legame del comune convincimento che fate un'opera grandiosa, è un legame che deriva dal comune ricordo del vostro
Gianni Chiaglione Cuore. Grazie.